Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Nella seconda domenica di Quaresima la Chiesa sempre, tutti gli anni, ci fa ascoltare il racconto della trasfigurazione di Gesù. Quest'anno, appunto, seguendo Marco, la sua redazione. Perché la Chiesa in questa seconda domenica ci fa sempre, come dire, salire sul Santo Monte e contemplare la bellezza che anche in questa Chiesa è riprodotta, la bellezza di questa scena, di questo Gesù che diventa tutto luce, di queste vesti, come dice Marco, che diventano talmente bianche che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Un Gesù tutto luce, perché? Perché domenica scorsa ci ha detto che in Quaresima si cammina per lottare contro il male, per cambiare vita, per seguire il Vangelo. E in questa seconda domenica ci dice: ecco qual è la meta. Però la meta non è solo vincere le tentazioni, la meta è essere trasfigurati come Gesù. Il giorno del battesimo, lo sappiamo, ci è stata messa addosso una vestina bianca, e quella veste bianca indicava l'inizio della nostra trasfigurazione, il nostro cammino verso la luce. Ecco, Gesù si trasfigura, diventa luminoso per mostrare ai suoi discepoli dove stava andando. Non stava andando solo verso la croce, stava andando verso la resurrezione, verso il Padre, verso la luce di Dio. E anche noi non stiamo solo andando verso la morte, stiamo andando verso l'abbraccio del Padre. E in questo cammino siamo chiamati, come Gesù, a accogliere il dono di una vita nuova, quella vita nuova che abbiamo ricevuto nel battesimo, a farla risplendere nelle nostre opere, a farla diventare luce per chi ci incontra. Ecco, proprio i rabbini dicono che quando Adamo fu creato, Adamo ed Eva furono creati, non erano solamente nudi, ma avevano un vestito di luce. Dopo il peccato, questo vestito è diventato la pelle. In ebraico c'è proprio un gioco di parole, perché sono praticamente la stessa parola, c'è solo un piccolo segno che le distingue tra pelle e luce. Cioè, questa luce si è come rinchiusa, nascosta sotto tutta la materialità, tutte le pulsioni, le passioni che ci spingono da dentro, no? Freud avrebbe molto da dire su questo. Qual è il cammino dell'uomo? Ritornare dalla pelle, diciamo così, dalla concretezza, dalla materialità, dalla passionalità alla luce, ritrovare quella luce che solo Gesù può dare,
la luce dell'amore, la luce del perdono, la luce della speranza, la luce di una vita che ha ritrovato un senso, che ha trovato una direzione e soprattutto che ha trovato un abbraccio, l'abbraccio del Padre che dice: questo è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo. Se ascoltiamo Gesù, se ascolteremo Gesù, anche noi ci scopriamo figli amati, abbracciati nonostante tutto. Buon cammino verso la luce.